Grazie, ciao a tutti. Allora, video tag sulle 10 cose che costano meno di 10 euro. Era così il tag? Sì. Allora, possiamo iniziare con l'Essence, la palettina dell'Essence Sulfur Baby. È una palettina un po' sporca adesso. E ha tutti questi colori, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha 6 colori. Ha due matte, questi due. Gli altri sono tutti shimmer, bellissimi anche insieme. Mi piace molto questa palette, l'ho sfruttata abbastanza, naturalmente sotto agli 10 euro. I prezzi, ragazze, non me li ricordo di uno, cioè è impossibile. Alla calamita, come vedete, e mi piace molto, ha dei colori che si riescono a sfruttare molto molto bene, scrive molto bene, guardate, scrive tantissimo e sono belli. La seconda cosa è sempre della Essence, della linea Into the Wild, è questo bronzing stupendo, ha tre colori, si chiama 01 Tri-Colored Wild. Ha questi bellissimi colori, il rosa, il marroncino dorato e il marrone, marroncino beige più che altro. Li uso spessissimo e mi piace veramente da matti. Un'altra cosa sotto i 10 euro è sempre Essence, il lip gloss, questo qui XXL Shine, di questo colore qui, questo viola, bellissimo, mi piace molto. Penso sia nuovo, il numero 13, Rock On, bello bello bello, anche questo sotto 10 euro. Quarta cosa, vi faccio vedere sempre l'Essence, così finiamo l'Essence, se non sbaglio. Sì, la mitica limetta 4 fasi. Come riusciamo noi donne a fare a meno di questa? Naturalmente meno di 10 euro, e utilissima perché ha appunto queste quattro fasi che servono alle nostre unghiette, quindi utilissima, e questo mi piace tanto. Altro prodotto è il famosissimo, io ne parlo tanto e lo uso spessissimo. È l'Ultra Tech della Kiko, il mascara, quello con lo scovolino con i chiodini, chiamiamoli chiodini, che veramente dà un effetto pazzesco alle ciglia e mi piace tanto. Io l'ho pagato 3,90 quando ero in offerta, se non ricordo, se non sbaglio. Un lip gloss che mi sta piacendo tantissimo è questo della H&M. Questo colore qui non ha numero, si chiama Pink Lily, è bellissimo, l'ho pagato 95 centesimi, quindi se vi trovate prendetelo. Adesso ho già il lucido, quello un po' chiaro, adesso non dà l'effetto che fa da solo, ma ragazzi, dura tantissimo, cioè per essere un lip gloss, cioè quelli dell'Essence mi durano molto di meno di questo. Pazzesco, mi piace tantissimo, 95 centesimi e dura tanto. Altro, un altro rossetto, questo della Kiko, il 96, uno dei miei preferiti che uso tantissimo, sta anche un po' sudando visto che le temperature si stanno riscaldando, dal di sotto dei 10 euro. Niente, questo qui chiaro, il 96, mi piace tantissimo. Allora, aspettate, mancano tre. Vi faccio vedere prima questo. Allora, questo è un ombretto in crema della Pets By che l'ho preso in Germania, ce l'ho da tanto, mi piace, la uso come base, ma anche da solo è molto bello. Il numero è il 06. Non lo so se lo fanno ancora, quando tornerò in Germania spero di riprenderlo. Prenderò anche gli altri colori, penso. Costava pochissimo e è molto molto bello, ha un colore bellissimo, satinato.
Le ultime due cose sono i due pennelli della Elf. Questo qui, Professional Eyeshadow Brush, che è quello un po' piattino, insomma, da ombretto normale, che all'inizio mi perdeva peli, poi ha deciso di smettere, quindi mi ha fatto un favore. È veramente utile, lo sto usando tantissimo. E poi, sempre della Elf, il Contour Brush, cioè il pennello questo qui a penna, invece tanto, e quindi al di sotto dei 10 euro. E niente, i miei prodotti sono finiti. Se volete, naturalmente potete commentarli, anzi, mi date anche un vostro parere, un vostro consiglio. Un bacione e, come sempre, alla prossima. Ciao!